Si tratta di una chiave di lettura della giornata dei diritti della donna estremamente non convenzionale, non secondo i canoni triti e tradizionali, ma innovativa. Una sala gremita, esperienze, dolori, ma anche obiettivi condivisi. Una festa della donna vista con mille sfaccettature, quelle che caratterizzano le donne stesse. Negli spazi dell'ippodromo Sant'Artemio, l'evento promosso da Mirella Tuzzato, che ha coinvolto amministratori, enti, realtà sociali e di volontariato per scavare nel connubio tra arte e benessere e dove ancora una volta le associazioni hanno incontrato le associazioni. Siamo qui per far capire che dobbiamo fare comunità, che non dobbiamo vivere nel profondo nord, ma dobbiamo aprirci, aprire le nostre menti, i nostri sguardi, vedere il diverso non con occhi diversi, ma chiamarlo per nome. La cura del bello come cura della persona. La salute è quello stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non solo assenza di malattia, perché in realtà per noi salute significa non essere malati. Noi viviamo un cambiamento troppo rapido e non siamo in grado di spiegare i cambiamenti che abbiamo di fronte. L'aggregazione di voi come associazioni qui in sala è un tentativo riuscito di leggere un fenomeno complesso che è la storia contemporanea, oltre che i fenomeni contemporanei, da prospettive diverse. La realtà che muta di continuo, che mette alla prova, che provoca delle perdite, come per le mamme che insieme cercano di superare il lutto più grande, la perdita di un figlio. E abbiamo accolto veramente a cuore aperto la proposta di Mirella di collaborare con le altre associazioni per portare avanti un progetto, un'unione, perché giustamente l'unione fa la forza.